L'ultima partita casalinga alla nave qui per i giovanissimi Under 15 Lega Pro, dunque Laghezzo allenato da Andrea Ciavorella per concludere bene in casa il campionato contro la Pistoiese, Laghezzo che al momento si trova in sesta posizione a quota 26, 3 punti di vantaggio proprio sulla Pistoiese che si trova invece in ottava posizione. Servito Lorenzi. Lorenzi se ne va in area di rigore dopo aver saltato Verdelli, doppio slalom, grandissima giocata di Lorenzi che segna un gol fantastico di Lorenzi al 28esimo, nessuno è riuscito a fermarlo, ne ha saltati due e poi ha mandato il pallone sotto la traversa al 28esimo, davvero un gol bellissimo da parte di Lorenzi che dà il vantaggio alla Pistoiese. Palla dentro, messa fuori, colpo di testa poi di Bux che riapre, non è fuori gioco per Giopaghi, era rigore, parte il tocco ed è vincente il pareggio dell'Arezzo, ancora Giopaghi, la sua posizione era regolare, aveva battuto il calcio d'angolo ma partiva da dietro ed è lui che porta il pallone subito a metà campo perché l'Arezzo crede nella rimonta totale, il pari dell'Arezzo, bel gol davvero da parte di Giopaghi, manda in porta Lorenzi, attenzione Lorenzi, Lorenzi preso, calcio di rigore. Parte Lorenzi, sinistro, e c'è il gol del 2-1. Niente da fare per Salvietti che è andato dall'altra parte. Pistoiese che torna in vantaggio. La doppietta di Lorenzi. Secondo gol su calcio di rigore. Arezzo 1, Pistoiese 2. Verdelli, Verdelli. Cerca di andare fino in fondo. Anselmi. Calcio di rigore anche per l'Arezzo. Calcio di rigore anche per l'Arezzo al 27esimo. Parte Mangani, destro, rete, rete, ha pareggiato l'Arezzo al 27esimo. L'esultanza della squadra di Ciavorella che era andata sotto per la seconda volta dal dischetto e dal dischetto trova il pareggio con Mangani, situazione di nuova parità. Insieme a mister Andrea Ciavorella, allora l'ultimo match casalingo dei giovanissimi, finito a 2-2, è una bella partita, l'Arezzo diciamo che ha dovuto inseguire sempre la pistolina. Sì, esatto, però sono contento, i ragazzi hanno chiuso questa partita in casa veramente un ottimo lavoro. I ragazzi hanno, diciamo, avuto anche sfortuna, secondo me, in determinate occasioni dove le occasioni che avevamo creato si potevano anche chiudere in miglior modo. Però va bene così. Ecco, vogliamo fare un bilancio a questo punto, anche se manca una giornata ancora, avete i tornei, insomma, ancora non è finita proprio la stagione, però che bilancio fai del tuo lavoro? Più che positivo. Io e i ragazzi all'inizio dell'anno ci avevamo prefissati degli obiettivi, che era soprattutto quello di migliorarsi tecnicamente. Poi, diciamo, nel percorso dovevamo gestire tante piccole cose che non erano facili perché questo gruppo, ecco, è nato da nuovo e la cosa più importante era quella di riuscire a formare un gruppo dove ognuno si doveva sacrificare per l'altro e effettivamente si è visto anche oggi che questi valori si sono visti in campo. Ecco, la squadra e il gruppo c'è, no? Questo si Sì, può dire perché sì. si vede che si aiutano, c'è grande generosità. Sì, effettivamente, diciamo anche nei primi tempi, nei secondi tempi dove faccio dei cambi, dove tutti do la possibilità di potersi esprimere, sì, andiamo un po' in fatica a volte nel gestire la palla perché qualcuno tecnicamente ha forse meno qualità dell'altro, però dall'anima per riuscire a colmare quel gap che c'è di differenza. Ecco, quindi ecco, bravi ragazzi.